a tutti. Dunque, oggi voglio raccontarvi una storia. È la storia di una senza tetto dalle parti di Los Angeles, quindi siamo in America, negli Stati Uniti. Questa senza tetto, appunto, era quasi completamente indigente e si trovava da mangiare in mezzo ai rifiuti, svolgendo una vita pressoché nomade, cioè in 12 anni ha cambiato 12 scuole perché stava in un posto dove si trovava e andava a scuola per qualche tempo, dopodiché lasciava la scuola e continuava la sua vita girovaga con la madre. Evidentemente non sono intervenuti i servizi sociali e non ha mai avuto una casa, studiava tra i rifiuti e i topi, perché ovviamente nelle discariche più che i topi non è che ci si possa aspettare di trovare. Dunque, questa ragazza è figlia di una ragazza madre a sua volta ed è appunto di colore. Come ho detto prima, è una senza tetto e era conosciuta dalle parti dei senza tetto, dalle parti dei barboni di strada, come la ragazza di Harvard o semplicemente quella intelligente, perché è riuscita ad entrare ad Harvard attraverso un percorso ovviamente molto molto complicato, però ha superato tutti i test di ammissione e anzi veramente poche poche persone riescono a fare meglio di lei. È entrata in questa università del Massachusetts e quindi a 18 anni inizia la sua prima università e per la prima volta, stando nel campus universitario, ha un tetto sopra la testa. Dunque, quando frequentava ancora la scuola, aveva avuto grandiosi problemi perché non era accettata dai compagni in quanto povera, senza questi vestiti così alla moda. Anche se lei cercava insomma di pulirsi tutte le mattine prima di andare a scuola per non sfigurare, ecco. Quindi si spolverava i vestiti, insomma, e vedeva due mondi che comunque non l'accettavano, perché comunque a scuola la prendevano in giro perché leggeva sempre. Insomma, i barboni dove si trovava a vivere dicevano: ma non vorrei andare all'università, no? Cosa pretendi? Da dove sei nata non è che puoi aspirare alle stelle. Perché lei aveva una mamma che era appunto, come ho detto prima, una ragazza madre, addirittura l'aveva avuta a 14 anni, quindi praticamente sono cresciute assieme, diciamo, lei e la madre. E in più avevano anche una sorella minore che stava sempre a vagabondare, scusate, e appunto da una scuola all'altra, da una discarica all'altra, ma lei è riuscita a fare questo test di ammissione e soltanto uno studente su 10.000 riesce ad ottenere un punteggio così alto, quindi veramente una ragazza di una tenacia incredibile sui libri. Sua madre comunque aveva intuito il dono della figlia e le aveva detto quanto segue: hai un dono speciale, sei come Oprah. Oprah è una delle donne, diciamo, più famose in America, intervistatrice di presidenti e comunque donna di grandissimo successo. Addirittura molti la vedrebbero bene come prossimo presidente della Repubblica degli Stati Uniti, insomma. Ma lei non vuole candidarsi, quindi questo sogno probabilmente non si avvererà mai. Dunque, provate a immaginare voi questa ragazza che, oltre a imparare a setacciare tra i rifiuti qualcosa di utile, praticamente si arrangiava tenendo a memoria tutte le coincidenze degli autobus, e ha passato praticamente tutti gli esami di ammissione delle migliori università degli Stati Uniti.
Allora, adesso diciamo, dalle ultime notizie, si sa che ha fatto l'università di Harvard, si è già comunque ha finito l'università, ma ha sempre tenuto a mente una cosa, di non dire mai a nessun professore, veramente professori che sanno la sua storia sono pochissimi, di essere vissuta nelle discariche perché lei non vuole un bel voto così, come misericordia della sua situazione. Comunque sia, Harvard l'ha voluta tenere perché dice questa potrebbe essere la prossima Michelle Obama, quindi non la vogliamo perdere. E su internet, appunto, ho visto le foto di questa ragazza che ha finito. E per la prima volta ha un tetto sulla testa. E quindi adesso guardo un attimino che c'è appunto Oprah che ha fatto anche un discorso per i neolaureati. E anche ad Harvard so che ci sono state altre storie. C'è un libro, c'è scusate, un film che si chiama in italiano penso Abbandonata dal destino. Una ragazza, questa volta è bianca, figlia di due, diciamo, hippie, super drogati, la mamma schizofrenica, il padre comunque sieropositivo, molto molto intelligente ma non capace di prendersi cura di queste due figlie che si chiamavano una Lisa e l'altra Liz, per questo faccio sempre confusione fra queste due figlie perché avevano i nomi praticamente uguali. E dove questa ragazza appunto passa di scuola in scuola per cercare di essere ripresa a scuola perché ha perso tanti tanti anni scolastici. Quindi la mattina si sveglia, si pulisce dalle sporcizie e va scuola per scuola a bussare, a chiedere se può essere ammessa. E nel frattempo il padre, dopo un po' di tempo, muore. Perché comunque è malato d'AIDS, la madre passa dai problemi di schizofrenia, quelle dovute alla dipendenza da stupefacenti, quindi immaginate voi che situazione. Inoltre il nonno è un violento che aveva appunto stravolto la figlia, la vita della figlia e anche le nipoti non lo posso sopportare perché comunque è una persona violenta molto molto difficile da trattare. E Lisa viene ammessa in una scuola e fa l'intero programma dei 4 anni soltanto in 2 anni per cercare di rimettersi al passo con i coetanei. E alla fine riesce ad ottenere la missione ad Harvard, sarà poi un giornale a finanziarle tutti gli studi perché, per chi non lo sapesse, negli Stati Uniti l'università costa tantissimo, cioè fare l'università negli Stati Uniti porta le persone a essere in debito a volte anche di 100.000 dollari, ma molte volte anche molto di più di 100.000 dollari di debiti perché non hanno i soldi per pagare queste università costosissime, sono molto più costose le università negli Stati Uniti che non per dire una Bocconi in Italia. Comunque, non, in questo video che ho visto su Lisa, non si vede che la ragazza a un certo punto rischia di perdere addirittura la vista per un problema congenito, perché anche la madre aveva perso molto, molto la vista. Nonostante tutto, questa ragazza riesce a finire Harvard. E adesso penso che sia una persona che parli di sé, viene intervistata, cioè comunque una persona che ha un certo successo, un certo spessore. E so che si è ricostruita una vita, cioè una famiglia sua. Ed è incredibile la forza morale di certe persone, anche se lei stessa ha ammesso che crescere da sola e affrontare comunque tutti quelli che sono gli spettri, i problemi dell'adolescenza, è stato molto molto duro perché comunque la madre
anche lei è morta, l'ha lasciata, e quindi lei aveva soltanto più la sorella a un certo punto. Sorella che era andata a vivere a casa di amici, lei non era riuscita a trovare nessuno che la potesse tenere, quindi per molto molto tempo chiedeva appunto l'elemosina per strada e appunto era tra i rifiuti anche lei. Quello che trovo allucinante dell'America è un continente grandissimo, chiaramente, ma mi stavo chiedendo tutto questo dove sono i servizi sociali, perché vabbè, io non sono mai stata in America e quando non so una cosa lo dico, cioè nel senso, non riesco a immaginarmi una società che lascia dietro tutte queste persone. Però è anche vero che io comunque del mondo ho visto molto poco e vi faccio sapere quel poco che so. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like oppure un dislike, fate come volete, iscrivetevi al mio canale, vi mando un bacio. Ciao da Alessandra, scusate se ogni tanto mi sono impapinata, sono un po' stanca. Ciao ciao!